Il Paradiso delle Signore 7 è tornato ufficialmente in onda lunedì 12 settembre con il nuovo orario delle 16:05. Con grande gioia degli affezionati telespettatori. Le porte del grande magazzino si sono aperte di nuovo e tantissime nuove trame terranno alta l'attenzione dei fan della soap opera. Gloria è in carcere e Stefania è andata a trovarla, portandole il libro che racconta la sua storia e intenzionato a farlo leggere al direttore del carcere, così da farla uscire di prigione. Nel frattempo Adelaide è già sul piede di guerra per rendere la vita impossibile a Flora e non solo. A fare le spese delle angherie della contessa è anche Agnese, che finirà con il prendere una decisione inaspettata. Vittorio, invece, ha incontrato Matilde in aeroporto, rimanendone incantato. Dopo le dimissioni di Agnese al Paradiso delle Signore si respira una brutta aria. Ma Vittorio riuscirà a sorprendere la signora Amato. Di seguito le anticipazioni della nuova puntata di martedì 13 settembre 2022 su Rai 1. Adelaide non è una donna che si fa mettere i piedi in testa e così ha deciso di dimettersi dal posto che ama così tanto. La colpa è della contessa Adelaide, che sta creando scompiglio al grande magazzino, rendendo la vita impossibile a tutti i dipendenti. Ovviamente il suo vero obiettivo è quello di boicottare il lavoro di Flora, vendicandosi del fatto che le ha rubato l'amore di Umberto. Il licenziamento di Agnese è sulla bocca di tutti, increduli su quanto successo. Una volta che Vittorio lo viene a sapere, non perde tempo per presentarsi alla porta della signora Amato. Nella nuova puntata del Paradiso delle Signore in onda domani 13 settembre su Rai 1. Umberto e Marco proveranno, senza alcun successo, a far ragionare Adelaide. Il suo comportamento è inaccettabile e sta combinando solo guai. Tuttavia la contessa fa muro contro di loro, decisa ad andare avanti con il suo atteggiamento ostile. Ci sono tensioni anche tra Clara e Irene Cipriani, che sta sostituendo Gloria. Pare non avere una grande simpatia nei confronti della nuova arrivata e di certo non fa fatica a mostrarlo. Anna, Roberto e Flora provano a cercare una soluzione per tenere a freno Adelaide, ma sembra un'impresa impossibile. Nel frattempo c'è grande tensione per la festa di fidanzamento di Marco e Stefania, che hanno deciso di sposarsi. La giovane Colombo vorrebbe tanto sua madre presente, ma come fare? Ed ecco che Marco ha un'idea. Facendosi coraggio, nella puntata Il Paradiso delle Signore di martedì 13 settembre, chiederà ad Adelaide di parlare con il direttore del carcere per far ottenere un permesso a Gloria affinché possa presenziare alla festa della figlia. Thank you.